Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Salve a tutti e bentornati in questo video annuziale che devo dire ha riscosso più successo di quello che immaginavo, quindi sono contentissima come promesso di portarvi la seconda parte. Per chi non sappia di che cosa stiamo parlando, questo è il video dove vi racconto come ho organizzato il mio matrimonio. Prima di iniziare con questa seconda parte del video vi ricordo che se vi piace il mio canale e vi piace stare in mia compagnia potete supportarmi mettendo un like al video, commentandolo o magari accendendo la campanellina con le notifiche. Io non pubblico tanti video, quindi prometto che non vi darà troppo fastidio, potete in questo modo supportarmi. Nella prima parte del video, che vi lascio qui su nelle schede, vi ho raccontato il nostro fidanzamento, la scelta dell'abito, delle scarpe, della fotografa, delle fioriste e diciamo i primi mesi che hanno scandito l'organizzazione del matrimonio, ovvero quelli che sono andati da ottobre 2019 a marzo 2020. Ricordo a tutte le future sposine, ma in generale a chiunque li voglia, che ho lasciato tutti i file Excel che mi hanno aiutato a gestire l'organizzazione di matrimoni, invitati, tavoli, eccetera, qui giù in info box in caso vogliate scaricarli e utilizzarli anche voi. Insomma, io mi sono trovata molto bene e sono molto comodi. Bene, iniziamo con la seconda parte. Allora, ci eravamo lasciati a marzo 2020, che non vi devo nascondere, ma credo che sia una cosa condivisibile da tutti quelli che mi stanno ascoltando, è stato un pugno nello stomaco. La paura, l'inconsapevolezza di quello che stava succedendo, eravamo tempestati di media che ognuno diceva la sua, non si avevano notizie chiare, eravamo spaventati per i nostri genitori e tutto, insomma, non ve lo devo dire io perché abbiamo vissuto tutti la stessa situazione. Marzo è stato un mese orribile. E messo da parte tutto quello che è stato orribile per tutti a livello di pandemia globale, noi abbiamo avuto ovviamente anche un certo tipo di ansia matrimoniale, più della classica ansia matrimoniale, perché non sapevamo che cosa fare con il matrimonio. Vi devo dire la verità, il nostro dispiacere non era tanto l'aver pensato di dover rimandare il matrimonio di un anno, perché comunque io e Giorgio, come vi raccontavo nella prima parte del video, già convivevamo da praticamente un anno e la nostra vita era già formata. Cioè, quello che dico sempre io è che non c'è bisogno di sposarsi per essere una famiglia. Il matrimonio è una bellissima cosa, è una celebrazione, fondamentalmente è un anello al dito, ma la famiglia si viene a creare nel momento che due persone vanno a convivere e condividono ogni momento della loro giornata, della loro intimità insieme. Quindi abbiamo lasciato passare marzo, nel quale ovviamente non abbiamo fatto nulla perché l'ultimo dei nostri pensieri era il matrimonio. Abbiamo fatto passare aprile e verso fine aprile, inizio maggio, ci siamo ovviamente chiesti se non fosse proprio il caso di rimandare. Abbiamo contattato la location per chiedere eventualmente se era possibile a rimandare e avere una data per il 2021, ma ovviamente la location era in subbuglio perché tutte le spose di marzo, aprile, maggio che avrebbero dovuto per DPCM rimandare il matrimonio stavano, diciamo, poverine, non per colpa loro, non per colpa della location, creando caos, quindi venivano confermate, disdette le nuove date e in quel momento lì non sono riusciti ad assisterci, ci hanno consigliato di aspettare e vedere, tanto noi ci saremmo sposati a settembre, quindi c'era ancora tempo. Così abbiamo fatto, anche perché onestamente non volevamo perdere la caparra e più che altro la nostra preoccupazione, appunto, come vi dicevo, non era tanto per spostare la data, ma era di livello più che altro economico, in senso che avevamo già investito diversi soldi in questo matrimonio, dato anticipi cospicui, e avevamo paura di poter perdere qualcosa perché la situazione pandemia globale sui contratti prematrimoniali non c'è, è una zona un po' grigia, insomma, non si capisce se è la villa che non ti dà più servizio, è lo sposo che decide di rimandare, quindi non si capisce dove sta la colpa. Ah, ovviamente fortuna vuole che noi a marzo avevamo già pronte le partecipazioni di nozze, ma non le avevamo ancora stampate, il che è una fortuna perché ho sentito molte ragazze con cui ho fatto amicizia in questo periodo, molte spose del 2020 che avevano già stampato le partecipazioni e hanno dovuto buttarle via tutte perché è cambiata la data. Noi per fortuna non le avevamo ancora stampate e non avevamo ancora confermato il preventivo del viaggio di nozze, volevamo fare 2 settimane in Canada e 1 ai Caraibi, ma per fortuna non avevamo ancora fermato nulla, quindi siamo stati abbastanza tutelati da questo punto di vista. Quindi skip veloce marzo, aprile, maggio e andiamo direttamente a giugno. A giugno, come credo ricorderete, hanno cominciato ad allentare un po' le restrizioni, quindi noi abbiamo pensato fosse il momento migliore per contattare la location e capire un po' che cosa dovevamo fare, anche perché il matrimonio era a settembre e era appena dopo l'estate. La location ci ha detto che loro avrebbero ricominciato i matrimoni da metà luglio, che quindi attualmente, quindi il 6 di giugno, quando noi li abbiamo incontrati di persona, non c'erano gli estremi per rimandare il matrimonio, perché per ora a settembre si poteva fare.
Ovviamente potevamo andare avanti a organizzare, però poteva succedere di tutto. Noi abbiamo accettato la cosa anche perché per spostare nel 2021 già a giugno le date erano quasi tutte prese e avremmo dovuto spostare in settimana mentre noi ci tenevamo a fare il matrimonio durante il weekend. Quindi abbiamo ripreso in mano l'organizzazione, un po' timorosi, però abbiamo detto o la va o la spacca, noi comunque dobbiamo continuare a organizzare. Oltretutto ricordiamo che sì, abbiamo ripreso in mano l'organizzazione del matrimonio, però abbiamo dovuto cambiare tante cose rispetto a come ce l'eravamo immaginato fino a gennaio. La cerimonia la facevamo già all'aperto, quindi per quello non c'era un grande problema, se non che abbiamo dovuto calcolare delle sedute che avessero la distanza minima. Abbiamo dovuto cancellare il buffet perché ovviamente non poteva esistere una situazione nel quale c'era un buffet e ognuno prendeva quello che voleva dal tavolo, ma il buffet sarebbe stato servito dai camerieri direttamente nelle mani degli invitati. Abbiamo dovuto cambiare tutta la disposizione dei tavoli che già ci eravamo immaginati per permettere agli stessi nuclei familiari di ospitare un tavolo, e i tavoli che per forza non potevano ospitare familiari abbiamo dovuto, per farvi un esempio, in un tavolo da 8 mettere 4 persone. Questo ci ha comportato semplicemente il fatto che abbiamo spostato il pranzo in una sala molto più grande che non avevamo inizialmente scelto, ma che ci permetteva di distanziare tantissimo i tavoli. Una volta tirate le fila del matrimonio e avendo riorganizzato tutto per essere a prova di Covid, abbiamo ovviamente mandato in stampa le partecipazioni perché è la prima cosa da consegnare. Le abbiamo mandate in stampa a giugno ricontrollando gli ultimi dettagli, ma non sono arrivate prima di metà luglio, spoiler alert. Sapendo tra l'altro che le partecipazioni avrebbero tardato, nel senso che ci avrebbero messo un mese a arrivare, abbiamo pensato di anticipare facendo un wedding site. Il wedding site oggi si usa molto, soprattutto per chi non vuole fare partecipazioni cartacee, è praticamente un sito dedicato agli sposi dove si possono inserire, vi lascio qui magari il nostro per dargli un'occhiata, dove si raggruppano tutti i dettagli del matrimonio che sono presenti anche sulle partecipazioni, quindi ai dettagli organizzativi come chiesa, perché si sposa in chiesa, location, lista nozze, e poi si può corredare di una piccola storia degli sposi come abbiamo fatto noi. Noi abbiamo deciso di appoggiarci al sito matrimonio.com. So che ripeto mille volte matrimonio.com in questo video, vi giuro che non è per niente una DV, ma semplicemente a me è tornato molto utile come sito, quindi io ve lo consiglio. Ma ci sono tantissimi provider, tantissimi siti che vi possono offrire in base alle vostre esigenze il wedding site. Su matrimonio.com ad esempio ci sono tre possibilità: c'è la versione gratuita, che però vi devo dire è un po' tristina, c'è una versione a pagamento che è quella che abbiamo preso noi, che è la via di mezzo dove puoi customizzare più cose, e poi c'è una versione che puoi totalmente customizzare ma costa un occhio della testa, io onestamente non so se consigliarvela. Un'altra cosa comoda del wedding site è che c'è proprio una sezione che è l'RSVP, dove c'è la possibilità di sapere chi verrà, accompagnato da chi, che tipo di menu sceglie, eccetera eccetera eccetera. Questo ci è tornato molto utile perché, sapendo che le partecipazioni sarebbero appunto arrivate a luglio, già in questo mese di scarto non perdevamo tempo ma cominciavamo a avere le risposte di alcuni degli ospiti, anche perché capirete voi che nel 2020 più che in qualsiasi altro anno era in dubbio la partecipazione delle persone. Ovviamente tutti erano molto preoccupati, anche se in estate un po' di meno, però erano preoccupati, alcuni spaventati. Molti invitati ci hanno detto di no, ma noi ovviamente non ci siamo sentiti di averci assolutamente con nessuno, perché prima la salute e poi tutto il resto. In quel periodo tra l'altro ho messo una storia su Instagram dicendo che stavo riorganizzando praticamente tutto il mio matrimonio in 2 mesi, che è effettivamente quello che ho fatto. Quindi giugno e luglio, in particolare un po' agosto, sono stati mesi molto pieni. A giugno ho anche fermato la mia makeup artist e parrucchiera, diciamo acconciatrice, per il giorno delle nozze, che in questo caso, vi lascio anche qui il contatto qui sotto pagina Facebook e Instagram, mi è stata consigliata da mia zia che è parrucchiera, una sua ex collega, quindi quello è il modo in cui l'ho trovata. Devo dire che mi sono trovata benissimo, mi ha permesso di fare una prima prova nel suo negozio, che ovviamente ho pagato, dove capivamo che conciatura volevo. Io ero già molto convinta di volere un semi raccolto, come vi ho raccontato nella prima parte, con quella coroncina che vi ho fatto vedere, quindi era solo da capire che semi raccolto fare per fermare bene la coroncina, e lei ha optato per farmi una treccia, che è quella che vedete qui in foto, che devo dire è stata un'idea ottima, perché la coroncina, che io temevo rischiasse di cadermi durante tutta la giornata, era perfettamente immobilizzata. Poi di make up io non mi intendo assolutamente, quindi mi sono completamente lasciata trasportare dai suoi consigli, però sono davvero davvero contenta della riuscita, onestamente penso di non essere mai stata così carina. Altro fornitore selezionato fra giugno e luglio, forse addirittura l'ultimo fornitore, no, il penultimo, è stato il nostro videomaker Paolo Cavagna, di cui vi ho parlato tantissime volte su Instagram perché
si è instaurato un bellissimo rapporto con Paolo, anche di amicizia, e è stata veramente una scelta perfetta. Anche Paolo l'ho trovato su matrimonio.com, ma non vi nego che c'è stata una grande ricerca, perché l'idea che mi sono fatta è che oggi tutti si improvvisino un po' videomaker per i matrimoni, ma saperlo fare è una cosa diversa, e Paolo è un professionista. Oltre, e non ve lo dico neanche, fare proprio immagini di grande qualità, è quello che mi è piaciuto un po' come per la nostra fotografa, è stato lo storytelling. Mi piace tantissimo quello all'inizio dei video, tenga una parte parlata, ed essendo il nostro matrimonio civile dove sarebbero intervenuti i testimoni, io ci tenevo particolarmente a questa cosa. In più il nostro cerimoniere era anche un nostro amico, quindi il suo discorso era molto personale, mi sarebbe piaciuto averlo, appunto, potermelo riguardare negli anni. Lui lascia una parte di chiacchiere, poi ha montato tutto in musica. Il nostro video del matrimonio ve lo lascio qui in info box, perché è il modo migliore per vedere com'è andato questo matrimonio, e io personalmente non potevo sperare di meglio. Paolo, ve lo consiglio tantissimo. Per quanto riguarda le fedi, che sono state un regalo dei nostri testimoni, abbiamo deciso di optare per un modello molto classico, e che però siamo riusciti a personalizzare in questo modo. Le scritte all'interno delle fedi, infatti, le abbiamo realizzate con la nostra calligrafia. Quindi Giorgio all'interno della sua fede ha il mio nome con la data del nostro matrimonio scritto sulla mia calligrafia, e io ho il suo nome con la data del matrimonio scritta con la sua calligrafia. Se non vado errata e non mi dimentico niente, siamo arrivati al mese di luglio. Che cos'è successo a luglio? Altra corsa, altro giro, altra corsa. A luglio ho fermato la musica per il matrimonio, che avevo cercato un po' nei mesi in cui non stavamo organizzando, perché il lockdown, tutto, non sapevamo se avremmo fatto o no il matrimonio, però ho confermato effettivamente a luglio. Sapevo che volevo degli archi durante la cerimonia e ho trovato queste ragazze di Wedding Garp, vi lascio sempre il loro contatto qui sotto, che sono state bravissime. Tra l'altro mi hanno anche aiutato molto nella stesura del libretto della cerimonia, che ho scritto io personalmente, e mi hanno aiutato a decidere che musiche inserire nei momenti giusti, quanto farle durare, come andavano le entrate. Insomma, sono state veramente bravissime, e è stato, penso, il pezzo forte della nostra cerimonia avere musica classica dal vivo. Loro le ho confermate per cerimonia e per l'aperitivo, poi invece per la serata la villa ci aveva offerto il suo DJ e ci siamo fidati e l'abbiamo preso. Anche con lui, devo dire, ci siamo trovati molto bene, sempre DJ Beppe, grande DJ Beppe, ve lo lascio sempre qui sotto in info box in caso possa interessarvi. Luglio e agosto sono comunque volati per la consegna delle partecipazioni. Quello che abbiamo fatto poi ad agosto è stato scegliere le bomboniere, ed eravamo tiratissimi, infatti io vi consiglio di non ridurvi all'ultimo come noi, ma farle almeno un paio di mesi prima, e prenotare una piccola luna di miele. Come vi anticipavo, il nostro sogno da una vita praticamente è visitare il Canada, ma quest'anno sarebbe stato chiaramente irrealizzabile. Però, visto l'anno che avevamo passato e soprattutto quello che ci attendeva in autunno, ovvero un probabile lockdown, chiusura, eccetera, abbiamo detto: senti, invece di far saltare tutto e tornare per dire al lavoro 2 giorni dopo il matrimonio, prendiamoci una settimana di vacanza, facciamo una mini luna di miele, stiamo nel nostro bellissimo paese e così ci godiamo un po' il periodo da sposini e sfoghiamo un po' tutta quest'ansia di preparazione del matrimonio. Così abbiamo deciso di prenotare un hotel a Taormina e di fare una settimana appena dopo il matrimonio, partire subito il giorno dopo il matrimonio e farci una settimana di totale relax, di mare, in un albergo tra l'altro bellissimo che abbiamo prenotato, non dico quasi a caso, però senza grandi ricerche ci siamo trovati da Dio. Si chiama Uno Hotels a Capo Taormina. La cosa più bella di questo hotel è la spiaggia, anche qui vi metto la foto, che è arroccata dentro una grotta. Tu prendi l'ascensore dalla hall dell'albergo, vai giù 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 giù, esci all'interno di una grotta dove c'è la spiaggia, dall'altro lato la piscina che è di acqua salata, mai più piscina d'acqua dolce d'ora in poi. E sono contentissima tra l'altro che abbiamo preso questa decisione, perché visto la situazione di adesso abbiamo fatto bene a dedicarci quella settimana, ecco. E anche considerando che probabilmente non riusciremo a farlo neanche nel 2021, il nostro viaggio di nozze.
Poi abbiamo scelto le bomboniere. Come avrete capito, soprattutto dalla prima parte di questo video, il nostro matrimonio aveva il tema del bosco. Infatti i piani erano di sposarci in riva al laghetto della Villa Acquaroli. E tutto quello che abbiamo fatto, quindi tableau mariage, bomboniere, i vari elementi in legno che abbiamo inserito, erano appunto per richiamare un po' il tema del bosco, il tema un po' fatato, insomma il sogno di una notte di mezz'estate che volevo ricreare. Così abbiamo deciso di seguire questo fil rouge anche per le bomboniere. Volevo qualcosa di molto rustico e sul finale eravamo indecisi fra una cassetta di legno con del miele e i soliti confetti del miele artigianale oppure delle candele. Alla fine abbiamo optato per delle candele perché ci piaceva l'idea che il nostro matrimonio fosse l'ultimo giorno di estate e che quindi dal giorno dopo, che gli ospiti tornavano a casa con la bomboniera, iniziava l'autunno e potevano iniziare ad accendere le loro candele in casa e magari pensare un po' a noi. Vi avevo preannunciato il tableau mariage, ma non vi ho fatto vedere una foto, è questo qui. E è stato realizzato, la porta è stata portata dalle mie fioriste e mi hanno consigliato di appunto mantenere questo tema rustico e farlo su una porta invecchiata in legno, mentre le card con i segnaposti degli ospiti sono state realizzate dalla ragazza che ci ha realizzato le partecipazioni per tenere appunto anche una grafica simile fra partecipazioni e tableau mariage. I nomi dei tavoli, molto interessante anche questo mi è stato chiesto, li abbiamo scelti in base alle opere di William Shakespeare. Io, appunto, volendo un matrimonio tema sogno di una notte in mezz'estate, ho pensato di chiamare anche tutti i tavoli come le mie opere preferite di William Shakespeare. Secondo me siamo arrivati a settembre, non so da quanti minuti sto parlando, però dovremmo essere giunti a settembre e di settembre in verità c'è poco da dire. Penso che tutte le spose il periodo proprio prima del matrimonio lo vivano con la stessa ansia e nello stesso modo. E la mia ansia, vi devo dire la verità, non era tanto per il timore di sposarmi, perché fondamentalmente avrei continuato la vita che continuavo ora e avrei sposato l'uomo con cui comunque sto da 10 anni, ma era un pensiero: Dio, ma andrà tutto bene, tutto quello che abbiamo portato avanti per un anno, organizzazioni, fornitori, funzionerà tutto, speriamo. E tu puoi sperare quanto vuoi, ma alla fine la vita si mette in mezzo. Infatti, come io anticipavo nella prima parte del video, noi avevamo deciso di sposarci in riva al laghetto per tutta la settimana precedente, dove io tra l'altro ho avuto una serie di sfighe inimmaginabili. E ve le cito, ma non ve le racconto perché sennò questo video diventa troppo lungo. Se volete ve le racconterò in un'altra sede, fatemelo sapere. Mi hanno consegnato il vestito sbagliato dall'atelier. Ho dovuto far rifare il velo in sartoria. Uno degli ospiti aveva avuto un contatto con un possibile positivo, poi per fortuna ha smentito tutto da un tampone, ma tranne queste cose, che poi si sono in verità tutte risolte fortunatamente, la vera sfortuna, se così si può chiamare vista la situazione, è il fatto che tutta la settimana prima mi dava sole e quindi io ero convinta di poter festeggiare, di poter celebrare il mio matrimonio in riva al lago. La mattina del 20 settembre arrivo alla villa e mi dicono: no, dobbiamo spostare tutto perché piove. Proprio nel momento in cui tu scenderai per andare verso tuo marito, piove. Io ero appunto arrivata da una settimana stremata da tutte queste sfortune, con già lo stress al massimo. E quindi quando sono arrivata la mattina ho detto: va bene, non mi interessa, spostiamo, va bene, basta che facciamo questo matrimonio. E vi devo dire la verità, sono felicissima poi che sia stato spostato, perché discutendo un po' sono riuscita a farmi spostare il matrimonio nella veranda della villa, che era una delle mie parti preferite, ed è stata bellissima. Io non ho visto nulla dell'allestimento, questo è stato traumatico perché per un anno non ho fatto altro che smussare ogni angolo di questa organizzazione, a contatto con i miei fornitori e tutto, a calcolare i secondi che nei quali dovevo percorrere la navata, e di colpo era tutto un vuoto perché erano le 8 del mattino, io mi sposavo alle 12, gli ospiti arrivata, io mi sposavo alle 13, gli ospiti arrivavano a mezzogiorno, e sono dovuta andare su ovviamente a prepararmi, non potevo stare giù a guardare, a dirigere, e quindi avevo l'ansia che ero totalmente inconsapevole di quello che era stato, tutto quello che avevo organizzato, le prove che avevo fatto, avevo contato i passi in base alla musica, tutto totalmente eliminato, e mi sono dovuta completamente fidare dei miei fornitori. A maggior ragione sono felice di aver lavorato con degli esperti che mi hanno fatta comunque stare molto 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 tranquilla quel giorno. E poi vabbè, a me è piaciuto molto, ovviamente è il mio gusto personale, ma sono felicissima di come sia andato il giorno del mio matrimonio. Io credo di aver finito con le cose in verità che volevo raccontare del giorno del mio matrimonio. Così è come l'ho organizzato, è come è andato, e come vi dico sempre, se poi volete avere un'idea più chiara
qui sotto vi lascio il video dove potete vedere tutto quello che ci siamo raccontati in questi video. Non è usanza per me parlare sul canale di qualcosa che non siano necessariamente i libri, però ho visto molto entusiasmo rispetto a questo video, ancora prima che lo realizzassi, rispetto a matrimonio, molto interesse, quindi ho deciso di farlo. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi prego, fatemelo sapere, e per qualsiasi domanda che vogliate io vi rispondo senza problemi, e non mi resta che salutarvi, mandarvi un enorme bacio, e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!